cittadini italiani, e il Presidente ricordava la necessità di fare ciò che eccetera, eccetera. Poi, a proposito del mare tempestoso nel quale l'Italia si è trovato, comunque il governo trascorso si è trovato, spiegava, anzi diceva, che il mare attualmente non è tempestoso, ha delle infrastrutture, e che quindi ci si augurava che poi in seguito, a un breve tempo, potesse riammarsi. E con le note della Mare Grazia abbiamo ricordato queste infrastrutture, che sono tipiche del mare, ma un tramonto, soprattutto a Procida, che io non conosco ma posso immaginare, ci si siede sulla riva del mare e si notano queste increspature dell'acqua che per forza di induzione sembrano venire verso di noi, ma non è così. E io credo che abbia saputo proprio cogliere questo motto calmo ma anche ricorrente, abbastanza ripetitivo e deduta. Bravo. Andiamo avanti e siamo arrivati al primo premio. Il primo premio è assolutamente una persona nota a noi della comunità luterana, perché è stata quasi, non dico sempre, ma abbastanza presente come partecipante ai nostri concorsi. È stata selezionata diverse volte come finalista e ha vinto anche il primo premio, vi dico esattamente l'anno, nel 2007. Si tratta di Fiorella Borin, veneziana, nata nel 1955, è laureata in psicologia, ha collaborato con numerose riviste letterarie, più di 300 suoi piccoli lavori di narrativa e poesia sono comparsi su antologie e riviste. Attualmente collabora con un uomo settimanale femminile, che è proprio è stato il tuo modo di prendere questa rivista per caso, non ricordo il titolo della rivista, non ricordo niente, ma una rivista che dedica diverse pagine delle scrittrici che parlano, pubblicano dei bei racconti, e ha colpito il suo nome, Fiorella Borin. Mi ricordo, non mi ricordo il titolo, ma mi ricordo che si trattava di una donna che va a recita di essere, spera di essere corteggiata l'ultima occasione, forse in difesa della vita, di avere un corteggiato di vicinare Gujarati, che la come sale una stella. Dunque, la scrittrice Aurora Cobardo esprime con queste parole il suo giudizio. I destini di una dama, mercanti, cavalieri e pirati si intrecciano sulle onde inquiete del Mediterraneo e nei sottileggi incantati delle sue isole. Piano e chiaro è il dettato. Con l'abilità di antichi fabbricanti di miti, l'autore trascina il lettore in un'avventura che procede con il ritmo della fuga, nella quale serva e padrona, inseguiti e inseguitori, si scambiano i ruoli. Un racconto che insieme alla storia si concentra sul destino degli uomini e sui percorsi misteriosi dei cuori lacerati tra l'amore, la vendetta e la sfida ad affrontare il senso profondo della vita. Si scioglie nel tino, come sale, una stella. Un verso poetico, o forse un richiamo d'amore. È il titolo di un racconto che narra il viaggio di un mercante imbarcato sulla nave giustiniana in rotta da Venezia a Cipro. Bevevo il mio vino con il patrono. Quando lui depose il bicchiere mormorò: la marea si sta levando e lei non è ancora arrivata. Gli chiesi chi mai fosse la dama che ci avrebbe fatto partire in ritardo. Ne pronunciò il nome in un soffio, a occhi bassi, come se fosse un segreto di cui si sarebbe pentito. Agnese dei Lippomeni. Scossi la testa. Conoscevo qualcuno dei Lippomeni, ma il nome di questa donna non l'avevo mai sentito prima. Com'è? Domandai. Brutta, disse lui. Lo disse con un'urgenza che reclamò subito un altro sorso di vino, brutta come la morte. Mi spiegò che per motivi di interesse questa fanciulla di scarsa avvenenza ma di cospicua dote sarebbe andata sposa a un mercante di Cipro. Agnese dei Lippomeni arriva su una gondola e sale sulla nave con il volto coperto da un velo per coprire le malformazioni della lebbra, si diceva, e si rinchiude in cabina per tutto il viaggio. È accompagnata da tre serve, di cui una più giovane, molto bella, bellissima. Una servetta così descritta: dalle guance rose, seno rotondo, braccia ben tornite e i fianchi che promettevano sorprese e delizie. In molti sulla nave non le staccano gli occhi da dosso. I rematori non mancano di mormorare sconcezze al suo passaggio. Anche il mercante. Anche il mercante con difficoltà riesce a levarsela dalla testa. Più volte incrocia i suoi occhi e
e il desiderio di possederla subito, di godere delle sue grazie, comincia ad ossessionarlo. Si incontrano una sera, a prora della nave, accanto al Tino, in piena navigazione, faccia a faccia. «Che cos'è l'amore?» ripete lei. E questa volta non era una domanda, era un singhiozzo. Erano gli occhi così miracolosamente vicini ai miei, le sue labbra fresche, labbra di seta, labbra di miele premute sulle mie. «Dio, fa che questo bacio duri per sempre», pensai. Ma subito lei si staccò da me, corsi via. I suoi piedi bianchi volavano sull'impiantito della nave, bianchi come ali di gabbiano. I suoi piccoli piedi scalzi non facevano rumore e mi lasciavano solo nel profumo dei limoni. Rabbrividì, sollevai di nuovo gli occhi al cielo, di aspre stelle ardeva il firmamento. Tornai nella mia cabina. Pensai a lei così a lungo e così intensamente da sentirmi male. Accesi il lume, frugai nel mio scarno bagaglio fino a trovare la fiaschetta con un potente sonnifero acquistato da uno speziale di Rialto. Serviva a lenire tutti i dolori, aveva detto. Lo si dava ai soldati feriti in battaglia prima dell'amputazione. Lo si dava da bere ai condannati a rogo, poco prima che il fuoco facesse divampare le fascine. Lo si dava per lenire ogni pena, ricacciandola nel buio. Ne bevi avidamente una sorsata. E il buio arrivò presto, opaco e fondo, come un pozzo di cui non si vede la fine. Il mercante cade in un sonno profondissimo. Ma dopo poche ore è svegliato di soprassalto dalle urla delle donne e dal frastuono di capitano e graduati. «È morta!» mi disse il timoniere. «Che cosa avete detto?» mormorai io. «Agnese dei Lippomeni è morta!» Ma non era la dama velata, quello era un travestimento per depistare i pirati qualora ci avessero assalito. E anche la faccenda della lebbra era un'invenzione per tenere a distanza gli uomini. La nobile Agnese era la serva giovane. E io gridai: «Che cosa avete detto?» E un altro aggiunse: «Stanotte è uscita dalla cabina, pare che stesse per bussare alla vostra porta, quando tre rematori le sono saltati addosso per prendersi il loro piacere. Per non farla gridare le hanno stretto la gola più del dovuto e lei è morta. Che Dio abbia pietà di tutti noi». Cadde in ginocchio e nel mare rosa dell'alba vidi il ritratto del suo viso triste e il riflesso del cielo in cui muoiono persino le stelle. Il mercante ricostruisce gli sguardi, le domande, i percorsi della giovane amata. Giunto a Cipro preferisce restare a bordo della nave a rimestare tra i fiori e i sali e a comporre per l'ultima volta il suo nome, Agnese, il suo ricordo. Ricordo che si levarono in volo due gabbiani, vicini, come in una danza. Si sfioravano con l'ano ogni tanto in un bacio di piume. E tutto intorno era mare. Sì, qua no, scusa, volevo chiedere se appunto presente chiaramente i classici e continuare l'elemento di fatto passando per la nostra letteratura, perché questo intreccio c'ha le persone, diciamo, gli anni dalle mezze e poi proprio non sono mesi. Beh, sicuramente si attinge sempre al passato. La realtà però non ho sempre stata questa. Io metto la poesia che questo parte dell'universo e proprio in quella poesia ho sentito cominciare la storia. E sono veneziana, per cui siamo abituati a parlare di mare, di ciclo, di viaggi. E l'esperienza comunque sì, di travestirsi era molto usato proprio per visitare. Questo sicuramente, e comunque sì, la mia danza del cinquecentesca. Grazie, grazie a voi. Thank you.
E io appunto sono stata la serata, naturalmente devo ringraziare innanzitutto gli autori, tutti i 19, in particolare i 12 selezionati e soprattutto i 3 premiati, perché sono quelli che hanno dato quella qualità anche a questo volume che si legge veramente con molto coordinazione per la giuria e la professoressa di Comando, il professore Posito, Massimiliano De Francesco e la dottoressa Bruno che è venuta fuori per questioni ecclesiastiche e per il loro lavoro. Diciamo che è stato anche molto piacevole lavorare con loro perché è stato molto, insomma, è stato a un certo livello, diciamo, il nostro incontro e far fare questo. Poi ringraziamo naturalmente il pubblico, ringraziamo anche Rosuela per quella bellissima la lettura, soprattutto l'ultimo con una particolare sentita in maniera particolare. La ringrazio di trovato, questo mi ha fatto il primo pezzo mi ha fatto galleggiare. Mi ha fatto galleggiare l'acqua come questo racconto e poi l'ultimo c'è questa esplosione di questa nascita e poi così va con i finali che riportano la pace, la speranza in questo racconto. Ti ringrazio perché hai dato anche a questa serata un senso anche con lui. Poi l'ultimo è Luciana Rezzetti per il suo la fatica che ormai poco da 15 anni a cuore di conti di coordinare di stare a persone di dolore eccetera con la disperazione alla fine le cose sono andate a posto. Ringraziamo il pubblico per questa bella serata e anche diciamo non posso.